Siamo in mezzo della nostra azienda, Hof Camper, che ha fondato il mio padre, e l'azienda porta il nome del monte Camper, che è proprio attaccato. Papà Rudy ha fondato la propria cantina e lui era proprio uno dei pionieri con il biologico, sia anche con la coltivazione dei vitigni resistenti, i vitigni nel campo, incrociati con viti selvatiche, con la vitis vinifera e la vitis europea, per diventare robuste, resistenti contro l'attacco delle malattie fungine, per avere una produzione ancora più naturale e ecologico sostenibile. Così è cresciuto piano piano l'azienda e nel 2012 sono entrato in azienda e porto avanti l'azienda familiare. Oggi siamo arrivati su una superficie di 95% della nostra azienda coltivati con i vitigni resistenti. Qui siamo davanti dal vitigno buono, che è il nostro vitigno principale che coltiviamo, ed è un vitigno piwi, che significa è resistente contro le malattie fungine, contro la peronospora e l'oïdio. Coltiviamo questo vitigno dal 2004 perché vogliamo fare del vino naturale, vini senza residui, senza trattamenti, anche nel biologico. Qui siamo davanti al vitigno Souvenir Gris, che abbiamo coltivato nel 2006, ed è anche un vitigno resistente, un vitigno piwi. I genitori di questo vitigno, che si chiama Souvenir Gris, sono il Cabernet Sauvignon ed il Brommer, così la resistenza viene dal Brommer, e questo lo incrocio hanno fatto nel 83. Questo vitigno facciamo due vini, un vino bianco, l'uva viene raccolta e spigiata subito, e un vino arancione, un vino macerato, che si presenta con un colore arancione amato ed è più un rosso. Questo è il nostro vitigno più tardivo di tutti, che raccogliamo di solito metà di ottobre. Qui sotto questa rete fine proteggiamo il vitigno Carbone Canto, un rosso, perché viene attaccato di questa nuova mosca, un insetto che arriva dall'Asia, che attacca gli acini sani e poi marcisce tutto. E siccome facciamo dei vini naturali e non usiamo insetticidi, è l'unica possibilità di proteggere in questo modo. È una rete molto fine, a 1 mm per 1 mm, e così durante la invaiatura già viene protetto. Pochi giorni prima della vendemmia viene aperto e tolto. Abbiamo fatto anche diversi esperimenti prima di proteggerle tutti, e siamo molto contenti con il risultato, perché veramente 100% gli acini, i grappoli erano sani, e oggi abbiamo protetto tutti. Il Carbone Canto è anche un vitigno piwi, un vitigno molto robusto, che vuol dire dal 2011, quando abbiamo fatto l'impianto, fino ad oggi abbiamo fatto veramente zero zero trattamenti, ed è un parente del carbone, però molto più precoce, perché è un incrocio anche con il Solaris. Il Solaris è già un vitigno resistente per sé, sono già dolcissimi, e questa tipologia di carbone vendemmiamo molto presto, quest'anno sicuramente circa il 8-10 di settembre. Buoni. Siamo davanti al nostro Pino Bianco. Il Pino Bianco è la nostra varietà tipica, l'unico vitigno molto tipico qui da Pianomonte, dove si trova la nostra azienda. È rimasto soltanto il 5% della nostra superficie. Tutti gli altri vitigni sono vitigni resistenti. Il vitigno ha impiantato il mio padre nel 76, ed è già un signore vecchio, e per questo anche amo questo vitigno. Ed è un sistema di avviamento molto particolare. Il papà ha impiantato il Pino Bianco nel 76 e ha scelto il sistema di allevamento Casarsa, che è un cordone alto. Poi abbiamo fatto un po' delle modifiche,
oggi portiamo speroni e anche capo a frutti, e così è arrivato e troviamo oggi quella forma tridimensionale, e la vite cresce proprio come un albero. Per avere un'alta qualità viene diradato, ogni grappolo viene tolto sopra la metà, perché di solito il grappolo del pino bianco è circa lungo così, rimane solo un terzo circa del grappolo, così ricevamo acini e un succo più concentrato e più intenso.